Ciao da Alessandro Rugli, benvenuti in un nuovo video di oggi 15 giugno 2024. Notizie calcistiche. Germania forza 5, travolta la Scozia nel match inaugurale di Euro 2024. Non c'è storia a Monaco. La Germania straccia 5-1 la Scozia nel match inaugurale di Euro 2024. Dopo meno di 10 minuti a salire in cattedra è la classe quella dei campioni della Germania. Kroos inventa, Kimmich rifinisce dal limite, Wirtz con un destro di prima intenzione firma il primo gol di Euro 2024. Dopo il gol la Germania comincia a dominare, la Scozia pian piano si vede sempre meno, da una stella all'altra. Dopo Wirtz si mette in vetrina l'altro talento del 2003, Jamal Musiala, che poi sarà tra i migliori in campo. Un'altra azione strepitosa dei terribili ragazzi di Nagelsmann, assist di Havertz e rete del gioiellino del Bayern Monaco. Sul finale di primo tempo, Portus entra duro su Gundogan. Dopo la revisione al VAR viene assegnato il rigore alla Germania e il rosso al difensore della Scozia. Dagli 11 metri va il falso 9 Havertz, che rimane freddo e fa 3-0. Al 73esimo entra Fulkrug, al centravanti bastano 5 minuti per andare in rete. Un destro che manda giù la porta e distrugge le speranze di rimonta della Scozia. Il poker è servito, 4-0 a Monaco. Dopo un'altra rete annullata allo stesso Fulkrug per fuorigioco, la Scozia trova la rete della bandiera all'87esimo sotto gol di Rudinger. Chiude i conti Emma Recan al 93esimo con un preciso destro da fuori aria. Altra notizia, sempre per quanto riguarda gli europei. La Svizzera cala il triste contro l'Ungheria, segna anche Abischer. La Svizzera batte 3-1 l'Ungheria e conquista i primi 3 punti del suo europeo. Decisivi gol di Dua, Abischer ed Embolo. Inutile il momentaneo 2-1 di Varga. La Svizzera raggiunge la Germania in vetta al gruppo A. Nella seconda giornata la squadra di Rossi affronta la Germania in un match da dentro o fuori. Yakin sorprende tutti, lasciando Amdumi e Okafor in panchina. In attacco c'è Dua, alla prima presenza ufficiale con la nazionale dopo il test amichevole contro l'Estonia di inizio giugno. L'attaccante del Ludogorets lascia il segno dopo 13 minuti battendo Gulaksi su invito delizioso di verticale di Abishir. Gol prima annullato per fuorigioco, poi confermato dal VAR. L'Ungheria fatica a reagire, al 20esimo è ancora la Svizzera a sfiorare il gol con Vargas, che calcia contro Gulaksi dopo un errore della difesa ungherese. La squadra di Rossi non è mai pericolosa, Szoboszlai gioca troppo lontano dalla porta. Il primo tempo si chiude con il raddoppio della Svizzera con Ebischer, che ha tutto il tempo di spostarsi il pallone sul destro e dal limite trova una conclusione all'angolino. Prima Varga, poi Embolo la chiude. La ripresa si apre con due occasioni per Dua e Vargas, alle quali segue un tiro alto di Ndoye. Con il passare dei minuti l'Ungheria si sveglia e crea due occasioni, entrambi con Varga, che prima calcia fuori ma era in fuorigioco. Poi di testa mette clamorosamente al lato, a Sommer battuto. L'attaccante del Ferencváros trova il modo di rifare il 66esimo invito di Szoboszlai, trovando la rete della speranza. Il match si accende all'improvviso con occasioni da una parte e dall'altra. Nel finale la Svizzera per due volte sfiora il colpo del KO con un gol di testa a Sciaca, parata di Gulaksi e Rieder, travassaggio sulla linea. Lo trova al 93esimo poi con Embolo. Altra notizia sempre riguardante Euro 2024. Spagna subito travolgente, 3-0 alla Croazia. Se le partite le decidessero i tifosi avrebbero vinto i croati, che hanno trasformato gli spazi dell'Olympia Stadium in una ciambella biancorossa, ma non funziona così. In campo scendono i giocatori e quelli della Spagna sono i più forti ed erano meglio schierati. Morata ha trasformato in gol la rabbia contro il pubblico, che lo contesta ma che finirà per rimpiangerlo. Fabian Ruiz, che a Parigi gioca poco, con la maglia rossa addosso diventa una furia. Assist rete del 2-0 e premio come miglior in campo UEFA. Il senatore Carvajal, presidente della commissione difesa, all'esordio in un europeo, sembra incredibile ma non ci aveva mai giocato, ha segnato 3-0. Il baby fenomeno Yamal, 16 anni e 338 giorni, più giovane di sempre a giocare negli europei,
alternato dribbling ad assist a piacimento. 3-0 per la Spagna sulla Croazia. Altra notizia, Italia. Buona la prima per l'Italia di Spalletti. 2-1 all'Albania in rimonta, con brivido finale. Termina sul risultato di 2-1 il match tra Italia e Albania, valido per la prima giornata del girone B di Euro 2024. Avvio shock per gli azzurri che subiscono la rete più veloce della storia della competizione dopo 23 secondi di Marco. Sbaglia clamorosamente la rimessa laterale regalando il pallone in aria a Nedim Bajrami, che col destro secco del primo palo fulmina Donnarumma. La reazione della squadra di Spalletti però è grintosa. Dopo solo 10 minuti Alessandro Bastoni trova il pari di testa sul cross di Pellegrini. Poi intorno al quarto d'ora di gioco Nicolò Barella al 16° firma il controsorpasso con un bellissimo tiro dal limite di controbalzo. Gli azzurri poi sfiorano anche Tris prima col palo colpito da Frattesi, poi col tiro ravvicinato da Scamacca e respinto da Sacroscia. Dal ripresa i ritmi calano notevolmente, l'Italia appare visibilmente stanca dopo la prima frazione di gioco ad alta intensità, l'Albania invece non ha le qualità per cercare concretamente le reti del pareggio. Nonostante ciò nel finale con un brivido, nonostante ciò nel finale un brivido corre lungo la schiena degli azzurri, al 91° sciabolata lunga di un difensore albanese che trova Manai in area, che sfila a Calafiori e prova a superare Donnarumma col tocco sotto. Il portiere azzurro sul colpo in uscita bassa riesce a deviare quanto basta la sfera per evitare di subire il gol e clamoroso pareggio. Altra notizia, calciomercato per il Napoli. Rinnovo di Kvaratskhelia, De Laurentiis rilancia 5 milioni ed ora la distanza è minima. Kvaratskhelia per Antonio Conte è il fulcro del progetto su cui ricostruire il Napoli, la sua presenza è considerata imprescindibile con buona pace del Paris Saint-Germain, che ha tentato l'assalto nelle scorse settimane riscontrando il muro altissimo del club azzurro. Il Napoli però deve procedere con il rinnovo del contratto del georgiano. Secondo quanto riporta il Mattino, le parti sono date appuntamento dopo l'europeo che la Georgia giocherà per la prima volta nella sua storia. Ad oggi esiste una distanza di circa 1 milione di euro per la formata bianca, ma in casa Napoli si respira ottimismo. Il club partenopeo ha messo sull'ultimo un'offerta di ingaggio di 5 milioni di euro, bonus compresi, un'offerta di rilievo anche se l'agente del georgiano si attende un ulteriore sacrificio da parte di De Laurentiis. Osimhen sbotta contro l'ICT della Nigeria. In diretta su Instagram pubblicherò gli screenshot. Nei giorni scorsi finiti, Giorgio, commissario tecnico della Nigeria, ha utilizzato il simbolo del calcio nigeriano Osimhen per sottolineare che le migliori stelle del paese non si impegnano al massimo per la nazionale. Osimhen non era disponibile per le due partite di qualificazione alla Coppa del Mondo a causa di un infortunio di 4 settimane. Finiti ha detto che l'attaccante del Napoli avrebbe potuto ancora giocare queste partite, riferisce della Nazione. Parole che hanno scatenato la rabbia incontrata di Osimhen. L'attaccante del Napoli ha da poco chiuso una diretta di Instagram in cui si è scagliato contro chi mette in dubbio il suo impegno e il fatto che sia infortunato. Dite Osimhen, questo Osimhen, quello. Non lascio uscire il mio nome nella vostra bocca, pubblicherò le foto delle mie storie o le screenshot. Scambio anche di alcune immagini in diretta. E quindi il CT della Nigeria si è dimesso dopo lo sfogo di Osimhen. Continuano i problemi per la nazionale della Nigeria. Dopo il durissimo sfogo di stamattina di Osimhen in diretta su Instagram, il commissario tecnico dei Super Eagles pare abbia rassegnato le dimissioni, come riportato da diversi quotidiani del paese. Infatti la sfioriata sul social dell'attaccante del Napoli è la rivolta proprio a George Finidi, che nei giorni scorsi aveva usato il suo nome per sottolineare tra le migliori stelle del paese non si impegnano al massimo per la federazione. E quindi si sarebbe dimesso. Questa era l'ultima notizia di oggi. Grazie per avermi seguito. Alessandro Rugli. Era l'ultima notizia questa. Ciao da Alessandro Rugli, alla prossima. E chiedo scusa per eventuali disguidi, errori e linee che cadono.